Amici Trebi Meteo, benvenuti a questa nuova edizione del TG di Trebi. Partiamo dall'immagine del satellite, ci mostra un'Italia centro-meridionale ancora con poche nuvole, qualche annuvolamento insiste sul versante tirrenico ma senza grandi conseguenze. Il nord invece è sotto una coltre nuvolosa un po' più compatta, in giornata anche qualche goccia di pioggia la vedremo, ma per il momento ancora poca roba, diciamo così. Quindi giornata odierna che vedrà nelle prossime ore appunto qualche locale precipitazione sulle regioni settentrionali, ma più che altro a ridosso delle zone montuose, e comunque davvero precipitazioni molto molto deboli, qualche goccia di pioggia anche in Liguria, soprattutto sulla riviera di Levante. Al centro sud invece ancora ampie zone di sereno e clima molto mite, però le nuvole presenti al nord in realtà fanno parte di una perturbazione che domani attraverserà un po' tutta l'Italia, quindi domani giornata più variabile, fenomeni di breve durata, però in giornata torneremo a vedere qualche acquazzone sulle regioni di nord-est, nell'Italia centrale soprattutto versante adriatico, e poi in serata le piogge raggiungono le regioni meridionali, anche se ripeto è stata di acquazzoni piovaschi di breve durata e di passaggio. Saltate le regioni di nord-ovest, troveremo qui tra l'altro anche venti di fön, vi segnalo qualche fiocco di neve sull'arco alpino, più che altro però sulle cime di confine, e poi anche sull'Appennino centro-settentrionale, perché progressivamente le temperature tenderanno a diminuire. Che succede giovedì? Questa perturbazione se ne va, ancora qualche residuo piovasco sul basso Tirreno, sostanzialmente in Puglia. Però dal pomeriggio arrivano delle nuvole sul versante tirrenico, tornerà poi qualche pioggia tra il Lazio, la Toscana, il Levante Ligure, e ancora magari qualche fiocco di neve sull'Appennino centro-settentrionale e sull'arco alpino. Insomma, torna un po' di variabilità sull'Italia, accompagnata anche da un calo delle temperature. Poi spostiamoci verso il weekend, troveremo condizioni meteo relativamente buone al centro-sud. Il nord vedrà il rapido passaggio della perturbazione tra la fine di sabato e la giornata di domenica. Senza grandi effetti, invece vi anticipo, un cambiamento più deciso arriverà all'inizio della prossima settimana. Con questo è tutto, per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.